Il System Reference Document, o SRD, è una sorta di bignami di Dungeons & Dragons quinta edizione, contenente solo l'essenziale del sistema di gioco e rilasciato dalla Wizards per chi intende creare mondi e avventure originali. Comincia da qui il viaggio attraverso gli incantesimi di Dungeons & Dragons. Gli incantesimi pubblicati nell'SRD sono infatti allo stesso tempo il minimo sindacale per far funzionare il gioco e i modelli che gli sviluppatori offrono come punto di riferimento per svilupparne di nuovi. Eccoci ancora qui, oggi parliamo di Intimorire Infernale, una magia nata in quarta edizione come potere a volontà del Warlock. Aveva un meccanismo un po' strano, permetteva di danneggiare una creatura una volta e danneggiarla una seconda volta se noi prendevamo danno entro il round. In quinta edizione è stato ripreso il flavor, ma cambiata totalmente la meccanica, vediamo come. Magia disponibile al solo Warlock, ma accessibile anche come potere razziale dai Tiefling. È una invocazione di primo livello e si lancia, attenzione, come reazione quando una creatura entro 18 metri che possiamo vedere ci danneggia. La magia ha componenti verbale e somatica e quindi dobbiamo avere una mano libera o almeno poterla disimpegnare sul momento per lanciare la magia. Puntiamo il dito e la creatura che ci ha danneggiato viene momentaneamente circondata da fiamme infernali, quindi l'effetto è estremamente palese e non possiamo far finta di non averlo innescato noi. La creatura prende 2 di 10 danni da fuoco o la metà se passa un tiro salvezza sulla destrezza. La magia scala coi livelli di slot utilizzati, che nel caso specifico del Warlock vuol dire che scala coi livelli di classe, in quanto gli slot della magia del patto sono sempre slot di livello massimo. Il Tiefling invece lancerà questa magia di livello 2 una volta al giorno, infliggendo cioè 3 di 10 danni da fuoco o la metà. Questa magia può essere insospettabilmente efficace. 2 di 10 più 1 di 10 per livello di slot è una bella bomba. Parliamo in media di 11 danni per un Warlock di livello 1, più che sufficienti a one-shottare goblin, koboldi, lupi e guardie. 16 danni per un Tiefling o un Warlock di livello 3, che fanno fuori anche scheletri e bestie varie, mentre un Warlock a livello 5 fa 22 danni medi e vi stupireste di quanti mostri hanno 22 punti ferita. E così via, insomma, può in molti casi togliere di mezzo un attore di media importanza del combattimento in un solo colpo, senza nemmeno utilizzare un'azione. Qualcuno la paragona all'armatura di Agathys, magia che si trova sul manuale del giocatore, similmente punisce chi ci attacca, dandoci allo stesso tempo un po' di protezione sotto forma di punti ferita temporanei. I punti di forza di Intemorire Infernale rispetto ad essa sono principalmente che fa un sacco di danni subito e non abbiamo da aspettare pazientemente qualche turno prima che il nemico si ammazzi da solo attaccandoci, e che Intimorire Infernale a raggio 18 metri e possiamo usarlo contro nemici che ci attaccano a distanza o addirittura ci danneggiano attraverso incantesimi o altri effetti, ma soprattutto che possiamo decidere noi sul momento se innescarla o meno e quindi se spendere lo slot e su quale nemico. L'armatura di Agathys è forse più adatta per un Warlock che abbia velleità di stare in mischia e quindi punti più che altro a proteggersi. Tuttavia, nulla ci vieta di averle entrambe e usarle entrambe per punire ancora più forte i nostri nemici, fosse anche l'ultima cosa che facciamo prima di un riposo breve, data la scarsità di slot a disposizione di un Warlock. Naturalmente il solito avvertimento, si tratta di una magia che ha senso solo in combattimento, quindi se la scegliamo per il nostro Warlock, scegliamo con cautela le altre magie e suppliche in modo da non annoiarci in tutti gli altri pilastri. Diffida delle guide che ti offrono molti giudizi e poche informazioni. L'unico modo di vincere a D&D è capire come ogni sua componente può contribuire al tuo divertimento. E ricorda che l'uomo, in fondo, non è altro che una scimmia che gioca.